Secondo me il caldo vi sta dando decisamente alla testa. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale Kirio 1984. Conoscerete tutti, credo, immagino, a meno che non viviate sulla Luna, la più grande influencer italiana di sempre, ovvero Chiara Ferragni, che in questo momento si trova con suo marito, Fedez, e il suo figlioletto Leone a Tokyo, e che un paio di giorni fa ha postato questa bellissima foto, dove la vediamo nei panni di un'icona del mondo otaku, ovvero Usagi Sailor Moon. È abbastanza evidente come questa foto sia assolutamente meravigliosa, come la Ferragni stia benissimo nei panni di Usagi. Ma questo non ha fermato i commenti di alcuni di voi un po' acidelli. Sì, perché mi sembra che soprattutto ultimamente, con l'avvento dei social, maledetti social, che per quanto siano utili stanno veramente rovinando l'esistenza di molti, sembra che ci sia stato un inasprimento generale verso chiunque, ma soprattutto verso gente che non vi ha fatto un cazzo di niente. E quindi via con le cattiverie subito dopo che la Ferragni ha postato questa foto su Instagram, come ad esempio alcuni commenti. Il primo che ho letto che mi ha fatto subito sobbalzare è stato quello di un tipo, non so se è una ragazza o un ragazzo, che dice «Almeno fallo bene, quella non è la divisa di Sailor Moon, è una generica marinaretta, al massimo potrebbe essere il cosplay di Sailor V, ma manco sai cos'è». Prima cosa, non è che tutti devono essere dei sociopatici nerd del cazzo come tu sei. E quindi non è che una per mettersi una marinaretta deve conoscere la storia del fumetto giapponese. Seconda cosa, la marinaretta in realtà è la divisa di tutte le protagoniste di Sailor Moon, perché tutte la portano normalmente quando vanno a scuola. Fortunatamente la maggior parte dei commenti sono positivi, anche in risposta a commenti idioti come questo, infatti li dicono tutti di star calma, e di pensare a ben altri problemi, quelli veri, che la vita ci mette davanti, magari. Addirittura il commento di un altro che dice «Che insulto agli anime e al Giappone!» Ma come cazzo stai di cervello? Ma un commento del genere mi va bene se lo vai a fare a quei due sciagurati di Matte e Bise, non alla Ferragni che fa un bellissimo cosplay di Sailor Moon, dando così visibilità a tutti noi amanti del Giappone, degli anime e dei manga. E soprattutto ai cosplayer stessi, che spessissimo si sentono così insultati da chiunque, e poi, quando c'è un'occasione come questa di far risaltare a livello mediatico la loro passione, si scagliano contro chi sta facendo del bene anche per loro. Perché questa cosa non può che essere assolutamente positiva, data l'influenza della Ferragni. Ah, poi quest'altro commento è bellissimo. Sei un'offesa per Sailor Moon, ma la parte migliore viene dopo. Trovati un lavoro serio, perché ragazzi, nel 2019 c'è ancora chi crede che fare l'influencer, lo youtuber o comunque un lavoro di questo tipo non sia fare un lavoro serio. Ma questa è la classica gente che invidia persone come la Ferragni che in un giorno guadagnano giustamente quello che questa gente guadagna in 10 anni. Un'altra che cerca di fare la simpatica dice «Mi chiamo Sailor Chiara, sono una combattente che veste solo con capi firmati e sono venuta fin qui per punirti in nome della moda». Lo sai che Chiara Ferragni viene pagata per ogni vestito firmato che mette e che fa vedere in foto, vero? Poi vabbè, il commento più idiota, la summa dell'idiozia, è quello che dice «Con tutti i soldi che hai e qualsiasi commento che inizi con tutti i soldi che hai è un'idiozia». Comunque questo imbecille le dice «con tutti i soldi che hai, una parrucca meno scrausa potevi comprarla, dai». No, in realtà la parrucca è perfetta. Poi vabbè, uno col profilo di uomini e donne le dice con la divisa sbagliata XD e via dicendo. Insomma, idiozia dopo idiozia, idiozia dopo idiozia. Tutto questo non può che spiegarsi con il fatto che siete solamente dei sociopatici e che avete dei problemi gravi. Perché altrimenti non verrebbe mai in mente a nessuna persona normale, sana di cervello, di andare a insultare una persona che non solo sta facendo un bellissimo cosplay, ma sta anche aiutando tutto il mondo otaku, tutto il mondo nerd, a essere preso anche un po' più sul serio. Cosa che spesso non viene fatta proprio a causa di questi idioti. Quindi fatemi sapere se siete d'accordo con me con un commento qui sotto, lasciate un like per aiutare il video e condividetelo sui vostri social, iscrivetevi al canale attivando le notifiche per non perdere nemmeno un video, seguitemi sui social, tutti i link sono in descrizione, noi ci vediamo alla prossima e ciao!